Juventus, Massimiliano Allegri si sbilancia sul futuro. Juventus sospesa tra richiamo del campo e quello giudiziario. Con la trasferta di Empoli nello stesso giorno della nuova decisione della Corte federale in merito al caso plusvalenze e all'annessa penalizzazione. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia soffermandosi sul momento della squadra dopo l'eliminazione in Europa League e proiettandosi anche sul futuro, con tanto di riferimento a un colloquio con la dirigenza. Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, prima occasione di riscatto dopo l'eliminazione dall'Europa League, Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa alle domande riguardanti i dubbi sul proprio futuro in bianconero, senza troppi giri di parole. «Ho un contratto di 2 anni, rimango al 100%» ha chiosato l'allenatore livornese. «Naturalmente questa è la mia scelta e io decido per me. Ho parlato con la proprietà, ci siamo trovati come è normale che sia nel finale di stagione. Comunque non ha molto senso parlarne ora. Abbiamo ancora 3 partite importanti. Dobbiamo arrivare sul campo fra le prime 4», ha poi aggiunto Allegri, spostandosi sugli obiettivi di queste ultime settimane. Fuori, invece, dobbiamo aspettare quello che decidono gli altri. Il nostro obiettivo è solo quello di essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo spirito deve essere quello di una squadra che dovrà avere una reazione dopo l'eliminazione dall'Europa League. Dobbiamo mantenere il secondo posto in classifica e sarebbe un risultato importante perché negli ultimi 2 anni la Juventus è arrivata a quarta.